Luciano De Cecco ritorna a Piacenza, facciamo un passo indietro. Com'è andata questa estate con la nazionale? Beh, non è andato molto bene. Abbiamo perso un po' troppe partite, non abbiamo espresso magari la pallavolo che volevamo, quindi è stata un'estate difficile, lunga anche per me perché sono arrivato l'ultimo, mi sono messo subito a allenarmi con i miei compagni, quindi vabbè, è stata un'estate diversa, diciamo, da di quello che aspettavo. Un'estate diversa anche a livello personale, hai organizzato il tuo primo camp, dai risultati che hai messo su internet, sul tuo profilo, sono comunque stati risultati positivi. Sì, penso che l'unico dell'estate è stato quello positivo, che aveva fatto il camp e è uscito molto bene, cioè, più di quello che ci aspettavamo. I ragazzi hanno risposto, cioè, sono andati molto contenti, per noi è anche una bella prova per l'anno prossimo rifarlo, cioè, molto meglio che il primo, quindi per quello l'estate da quel punto lì è stato molto bene, anche con la famiglia, quindi sto contento. Adesso si riparte, Piacenza che ha cambiato pochissimo. Sì, sono contento perché mi ritrovo tutti quanti gli stessi dell'anno scorso, lo spogliatoio è sempre lo stesso, c'è un bel gruppo, quindi penso che quello aiuta molto a iniziare bene il campionato e beh, aspettiamo con ansia che passino i giorni così iniziamo a giocarcela. Piacenza ha cambiato poco, altre vostre avversarie invece hanno cambiato parecchio. Che campionato vedi? No, penso che sia un campionato molto combattuto, anche come l'anno scorso. Sono molte squadre che l'anno scorso non sono state protagoniste, che quest'anno per me saranno, tipo Ravenna, Verona, anche Vivo, sono squadre molto toste, anche Perugia, che sono squadre con tanti giocatori molto forti. Cioè, dobbiamo pensare molto a casa nostra, qua al Palavanca, a fare della nostra parte il meglio possibile e mostrare il livello che abbiamo mostrato l'anno scorso alla fine del campionato e per noi sarà l'inizio da qualcosa di importante. Piacenza in campionato, ma è impegnata anche in Champions. Quali sono secondo te gli obiettivi, i vostri obiettivi, gli obiettivi del Coppa Elior? Non lo so, non ho ancora parlato, sono arrivato oggi, ma penso che sarà l'idea è arrivare ancora in finale del campionato e provare ad arrivare in finale fuori di Champions League, che sarà importante. Penso che la società ha fatto un investimento grosso per ritenere qualche giocatore, per puntare anche sulla Champions. E, bueno, noi saremo impegnati anche in questo a portarci avanti, come anche con la Challenge, che c'era il dovere di vincerla. E speriamo di quest'anno portare anche almeno fino al Final Four di Champions.